Ancora una vittoria gettata al vento per la Giorgio Tesi Group che a Cremona contro un'avversaria diretta poteva chiudere definitivamente il discorso salvezza. La squadra, è bene sottolinearlo, si è impegnata, per larghi tratti del terzo periodo ha avuto anche il match in mano. Poi, come è successo spesso in trasferta, è andata in confusione proprio nei minuti finali. Però io apprezzerei dei 10 giocatori in campo che hanno dato tutto. Hanno giocato fino all'ultima stilla di sangue, di sudore e di voglia di portare a casa la partita. Ci sarebbero tanti episodi di cui parlare. Io ho la fotografia in mente del rimbalzo decisivo che poi alla fine ha preso Kelly su un errore in attacco di Cremona dove si è decisa la partita, secondo me, ecco, perché lì se lo strappiamo noi a poco più di 30 secondi alla fine sul più uno magari o moriamo con palle in mano o comunque riusciamo a costruire un tiro o perdiamo sul fil di sirena perché ci fa un canestro sul meno uno, ma comunque ecco lì la partita ci è sfuggita di mano perché emotivamente loro sono andati sul più due e dopo noi da lì non siamo più riusciti a fare la cosa giusta, a fare la scelta giusta. Una partita come questa, piena di errori, visto anche l'importanza della posta in palio, è vissuta molto sull'emotività e sulla lucidità dei protagonisti nei momenti decisivi. Sono convinto che aver saputo gestire le tensioni, che una partita emotivamente e di classifica così difficile, sia stata la prima chiave della nostra vittoria. La seconda, aver saputo mettere i nostri valori, parlo di valori della difesa, del gioco di squadra, della stima e della fiducia con cui abbiamo giocato questa partita contro l'atletismo e la fisicità di Pistoia, anche la positività, perché è una squadra che sta facendo molto bene. Non va dimenticato, a onor del vero, che Washington, pedina fondamentale nello scacchiere di coach Paolo Moretti, ha giocato in condizioni fisiche precarie, ma le scelte sbagliate e gli errori degli ultimi 3 minuti lasciano comunque molto rammarico. È stata una partita effettivamente nervosa, non bellissima, iniziata con tantissimi errori, sia in attacco che in difesa. Rimane un po' rammarico perché bastava, cioè, stasera ha vinto chi ha fatto meno errori.